Vi raggiunga un cordiale benvenuto al nuovo appuntamento con l'informazione evangelica delle Assemblee di Dio in Italia. Questo è il notiziario Adi. E apriamo subito il nostro giornale presentando l'appuntamento della giornata nazionale di preghiera, ma seguiamo insieme il servizio della nostra redazione. Domenica 13 giugno 2021 torna il consueto appuntamento dei credenti delle Assemblee di Dio in Italia per dedicare questa giornata alla preghiera. Sono ormai molti anni che per 2 volte all'anno, nella seconda domenica di gennaio e nella seconda domenica di giugno, tutte le comunità delle Assemblee di Dio in Italia si ritrovano per consacrare un tempo alla preghiera. Nell'anno scorso, il 2020, sono state organizzate 2 giornate straordinarie di preghiera, il 22 marzo e il 26 aprile, proprio durante il difficile periodo della pandemia. Finalmente l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid-19 si sta attenuando, ma il bisogno di elevare preghiere a Dio è sempre più impellente. Sono davvero troppi i comuni italiani dove ancora manca la testimonianza evangelica e milioni di persone in Italia non hanno ancora realizzato la salvezza che Cristo Gesù vuole dare ad ogni persona. I pastori e tutti i credenti sentono il bisogno di raggiungere altre zone del nostro paese con il messaggio di tutto l'Evangelo e per questo motivo la prima cosa da fare è pregare, affinché, come scriveva Paolo ai credenti, Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo. Colossesi, capitolo 4, versetto 3. Siamo convinti che gli eventi di questo ultimo periodo abbiano lasciato un segno non solo nelle tante famiglie coinvolte in prima persona, ma nella mente e nel cuore di ogni essere umano. È dunque quanto mai urgente l'annuncio della buona notizia, che può essere riassunta dal noto testo evangelico: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Restiamo in tema per ascoltare un approfondimento sul significato della giornata nazionale di preghiera, così come ci viene presentato nel prossimo servizio. Seguiamo. L'evangelizzazione viene percepita dall'esterno come un'attività volta al proselitismo, cioè all'acquisizione di nuovi membri per una chiesa, confessione o gruppo cristiano. Il Vangelo descrive il ministero di Gesù come una continua opera di evangelizzazione ed insegnamento, che si sintetizza nel comando «Seguimi». La conseguenza era pertanto una conversione che comportava l'abbandono di principi e modi di vita estranei alla grazia per volgersi a Dio. La giornata nazionale di preghiera, ispirandosi alle parole di Gesù, mette l'accento sulla preghiera e sull'evangelizzazione, intesa come annuncio di salvezza e non propaganda ecclesiastica. Uno studio condotto nel 2019 negli Stati Uniti su 34 confessioni evangeliche ha rilevato che sono state più le chiese chiuse rispetto a quelle aperte. È stata notata anche l'accelerazione di tali chiusure rispetto agli anni precedenti. È evidente un netto calo dei membri per motivi disparati ai quali in post-pandemia si aggiunge il timore a tornare ai culti in presenza. L'Europa, sotto il profilo religioso, non versa in condizioni migliori del nuovo continente, ma non può essere un dato statistico il motivo che induce i credenti ad annunciare Cristo a conoscenti e sconosciuti presso le proprie abitazioni o in località inaccessibili o semplicemente lontane. Piuttosto è lo stesso sentimento di Cristo, descritto in Matteo capitolo 9, verso 36. Vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Questo è il significato della giornata nazionale di preghiera. E rientriamo in studio per lanciare l'ultima notizia di questa edizione. Il primo segno di civiltà di una cultura è l'argomento trattato dalla redazione. Seguiamo insieme. Margaret Mead nacque in America da una famiglia quacchera. Era la primogenita di 4 figli. Era un'antropologa, visse una vita intensa e anticonformista. Nelle sue osservazioni fece scoperte illuminanti. Tra le sue affermazioni celebri troviamo: «Ho passato la maggior parte della mia vita a studiare le vite di altri popoli, popoli lontani,
in modo che gli americani potessero capire meglio se stessi. Un giorno una studentessa chiese a Margaret Mead quale considerasse essere il primo segno di civiltà in una cultura. La studentessa si aspettava che la Mead le parlasse di utensili, vasi di terracotta o pietre per macinare. Invece no. La Mead disse che il primo segno di civiltà in un'antica cultura era il segno di una frattura di un femore rimarginata. Margaret Mead spiegò che nel regno animale, se ci si rompe una gamba, si muore. Non si può scappare dal pericolo, andare al fiume a bere o cercare cibo. Si diventa semplicemente cibo per altri animali. Nessun animale sopravvive con una zampa rotta, abbastanza a lungo da permettere all'osso di guarire. Un femore rotto che è poi guarito è la prova che qualcuno ha avuto il tempo di stare con chi è caduto, ne ha bendato la ferita, lo ha portato in salvo e lo ha aiutato a riprendersi. La Mead disse che aiutare qualcun altro a superare le difficoltà è il punto in cui inizia la civiltà. Una società veramente civile si prende cura dei fragili e lo fa con generosità, per spirito di umana fraternità. Nel cristianesimo questa caratteristica di civiltà è un segno tangibile di ubbidienza al nostro Dio. Fin dall'Antico Testamento, Dio nel Decalogo aveva stabilito che i figli si prendessero cura dei genitori anziani e deboli, che la società si prendesse cura degli orfani, delle vedove e dei poveri. E questo molti secoli fa, quando molti popoli vivevano ancora allo stato primordiale. Gesù nei Vangeli enfatizza questo comandamento, sintetizzando il tutto con «Ama il tuo Dio e ama il tuo prossimo come te stesso». Fra le ultime raccomandazioni ai suoi discepoli, Gesù disse «Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 35. Non può esistere un cristianesimo senza solidarietà. Una civiltà che dimentica i deboli è destinata all'estinzione. Termina qui l'edizione del Notiziario ADI. Vi ricordiamo che è possibile riascoltare questo numero insieme alle altre edizioni precedenti in podcast su Spreaker.com, sul profilo Facebook del Notiziario ADI, sul nostro canale YouTube e attraverso la nuova app ADI di MRT che è possibile scaricare gratuitamente dall'App Store del proprio smartphone e seguire così le emittenti Radio Evangelo, il Notiziario ADI e le rubriche di ADI audiovisivi. La redazione del Notiziario ADI vi ringrazia per l'attenzione e vi dà appuntamento al prossimo numero.